Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi proporrò le famosissime treccine con zucchero siciliane. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 500 g di farina 00, 75 g di zucchero semolato, 250 ml di latte tiepido, 50 g di burro che potete sostituire anche con 50 g di strutto, 10 g di sale e 12 g di lievito di birra fresco. All'interno di una ciotola vado ad inserire il latte tiepido, lo zucchero e il lievito di birra e vado a sciogliere il tutto. Una volta sciolto, andiamo ad inserire tutta la farina. Iniziamo ad impastare. A questo punto aggiungo il sale. Faccio incorporare il sale e tutta la farina. Ottenuto questo risultato, andiamo ad aggiungere in due riprese il burro che dovrà essere morbido. Quindi vado ad inserire la prima parte di burro e la faccio incorporare per bene. Una volta aver fatto assorbire tutta la prima parte di burro, vado ad aggiungere la seconda. Anche l'ultima parte di burro è stata ben assorbita, formiamo una palla in questo modo. L'impasto dovrà essere morbidissimo, liscio e omogeneo in questo modo. Adesso copriamo con un cannovaccio e facciamo riposare per 10 minuti. Sono trascorsi 10 minuti. Adesso prendiamo l'impasto e lo adagiamo sul piano da lavoro. Andiamo a tagliare dei piccoli pezzi grandi quanto un mandarino. Dopo aver formato tutte le pezzature, portiamo tutto l'impasto all'interno, ogni pezzatura, e formiamo delle palline. In questo modo. Dopo aver formato tutte le palline, prendiamo ogni pallina e formiamo un cordoncino.
Dopodiché mettiamo in due e formiamo una treccia. Arrivata alla fine, chiudiamo in questo modo e la posizioniamo all'interno di una teglia con della carta da forno. Trascorsa un'oretta circa, le nostre treccine, come potete vedere, sono ben lievitate. Adesso vado a spennellare la superficie con un pochino di latte e dopodiché vado ad infornare a forno già preriscaldato a 180 gradi per 10-15 minutini. Comunque il tempo di cottura varia sempre in base al vostro forno. Trascorsi 15 minuti, le nostre treccine sono pronte. Adesso vado a spennellare sulla superficie nuovamente il latte, in questo modo, e dopodiché prendo la treccina ancora calda e la vado ad immergere all'interno dello zucchero. Faccio una leggera pressione ed eccola qui. La treccina con lo zucchero la metto da parte e continuo con tutti gli altri. E le mie treccine con zucchero sono pronte, adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi voglio mostrare la morbidezza di queste treccine, la sofficità. Guardate. Sono spettacolari, ancora calde calde, guardate, fuma. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra, potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!